Mazara, operazione antidroga della polizia, a Mazara 2 scattano 3 arresti. Trapani, operazione Mare Monstrum, dissequestrati parte dei beni a Vittorio Morace. Trapani, l'aeroporto Florio non sarà più base Ryanair, a rischio la stagione estiva 2018. Mazara, commozione, ieri pomeriggio in aula consiliare con il ricordo di Giacomo Cangemi. Mazara bocciata dal Consiglio Comunale la variante urbanistica in via Bessarione. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TG Vallo, che apriamo con la cronaca. Un'operazione antidroga è stata eseguita a Mazara del Vallo dalla polizia, il bilancio è di 3 persone arrestate, i particolari nel servizio. Ancora un'operazione antidroga eseguita dagli agenti del commissariato di Mazara del Vallo. Il bilancio è di 3 persone arrestate. L'operazione è stata portata a termine ieri nel quartiere di Mazara 2. Gli arrestati sono il 25enne Vito Anzaldi e una coppia di incensurati di 59 e 54 anni. I poliziotti della sezione Pegaso da qualche giorno tenevano sotto controllo le abitazioni degli arrestati, ritenute centro di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti quindi hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare. A casa della coppia incensurata in particolare sarebbero stati trovati 250 grammi di cocaina, 400 grammi di eroina, 2 kg di marijuana. Nel corso del controllo sarebbero stati sequestrati anche 4 bilancini di precisione e 3.500 euro in contanti. Dentro 2 casseforti inoltre sarebbero stati scoperti altri 233 euro in contanti. I poliziotti del commissariato mazzarese inoltre hanno rinvenuto un fucile da caccia calibro 12 semiautomatico con matricola Brasa, una pistola Colt calibro 22 con matricola Brasa e 87 cartucce calibro 12 illegalmente detenute. Sono stati sequestrati anche smartphone e orologi. I due uomini sono stati condotti presso il carcere San Giuliano di Trapani, mentre la donna è stata accompagnata presso il carcere Pagliarelli di Palermo in attesa della convalida dell'arresto che si terrà nei prossimi giorni presso il Tribunale di Marsala. Operazione Mare Monstrum, il Tribunale ha disposto il dissequestro parziale dei beni dell'imprenditore Vittorio Morace. Sentiamo. I carabinieri dei nuclei investigativi di Trapani e Palermo ieri hanno dato esecuzione a un decreto di revoca parziale del sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Palermo nei confronti dell'imprenditore trapanese Vittorio Morace. Il provvedimento giudiziario è stato adottato dall'autorità giudiziaria a seguito della rimodulazione del sequestro dei beni eseguito dai carabinieri lo scorso 6 febbraio. I militari dell'arma, a conclusione degli accertamenti bancari, hanno proceduto al sequestro di 2.400.000 euro riconducibili all'imprenditore trapanese. L'autorità giudiziaria quindi ha provveduto al dissequestro di alcuni beni. Si tratta di un'auto, di un terreno agricolo sito a Caivano nel Napoletano e ancora della quota di partecipazione del Trapani Calcio SRL pari al 50% del capitale sociale e delle quote di partecipazioni azionarie nella società Liberty Lines SPA in misura tale da limitare il sequestro sul 75% del capitale sociale. Parliamo adesso di un accesso ispettivo effettuato dagli agenti della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, all'interno del cantiere allestito alla galleria Segesta della diramazione Alcamo Trapani dell'autostrada A29 Palermo-Mazara. Vediamo. Personale della DIA di Trapani nell'ambito dei compiti di monitoraggio delle imprese impegnate nei lavori relativi alla realizzazione di opere pubbliche in ottemperanza al decreto emanato dal prefetto di Trapani, Darko Pellos, ha eseguito l'accesso ispettivo presso il cantiere dove sono in corso i lavori di adeguamento delle strutture e degli impianti della galleria Segesta sita lungo l'autostrada 29 di diramazione Alcamo-Trapani, la cui spesa prevista è di circa 15 milioni di euro.
L'attività della DIA, inserita nelle disposizioni sul monitoraggio delle opere pubbliche, è finalizzata a prevenire le infiltrazioni mafiose nei cantieri di lavoro. Il controllo della DIA è stato effettuato in sinergia con il gruppo Interforce, istituito presso l'ufficio territoriale del governo di Trapani, composto, oltre che da un funzionario della DIA, da funzionari ufficiali della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché da personale della Direzione Territoriale del Lavoro e Provveditorato delle Opere Pubbliche. L'accesso al cantiere, a cui hanno partecipato anche personale dell'azienda sanitaria provinciale della direzione territoriale di Trapani per la propria competenza, ha permesso il controllo di 4 società, 12 persone e diversi mezzi aziendali. L'assetto societario delle imprese impegnate nei cantieri, i rapporti contrattuali in essere, le relative maestranze identificate e i mezzi d'opera individuati saranno sottoposti ad approfonditi accertamenti e riscontri al fine di rilevare eventuali condizionamenti da parte della criminalità organizzata. Il comune di Mazara del Vallo ha proceduto a impegnare sul bilancio di Palazzo dei Carmelitani poco meno di 100.000 euro per i compensi da erogare ai due esperti del sindaco Nicola Cristaldi. Si tratta in particolare dei compensi complessivamente spettanti all'esperto Franco Sammaritano e all'esperto Francesco Emanuele Muscolino per tutto il 2012 e per il primo semestre del 2019. Come si ricorderà, Sammaritano e Muscolino sono esperti di Cristaldi dal febbraio 2015. Sammaritano si occupa del reperimento di finanziamenti in ambito comunitario, nazionale e regionale, nonché dei rapporti internazionali e di partenariato del comune mazzarese, mentre Muscolino si occupa di attività di consulenza in questioni giuridiche e amministrative. Adesso apriamo la pagina dell'informazione elettorale. Ultimi giorni di campagna elettorale in vista del voto di domenica prossima, 4 marzo, proseguono dunque e si moltiplicano gli appuntamenti dei vari candidati. Sentiamo. Meno 4 giorni al voto del 4 marzo. Prosegue il tour elettorale di Teresa Diadema, candidata per il Partito Democratico alla Camera nel collegio plurinominale di Mazara. Diadema, assieme agli altri candidati del partito, ha presenziato numerosi incontri e iniziative politico-elettorali nelle varie città che ricadono nel collegio, come Campobello di Mazara, Sciacca e Santa Ninfa. Ovunque si è parlato di varie problematiche legate al territorio e delle iniziative portate avanti in questi anni dal Partito Democratico a tutela di quei settori particolarmente rappresentativi del territorio come quello agricolo. E questa sera Teresa Diadema sarà presente a partire dalle 19 a Castelvetrano presso il Cineteatro Capital, dove è in programma una manifestazione politica a cui parteciperanno anche gli altri candidati alla Camera e al Senato. E prosegue la campagna elettorale della lista Liberi e Uguali con Pietro Grasso in provincia di Trapani. A meno di una settimana dal voto sono numerosi gli incontri svolti e in programma di svolgere con i cittadini nei vari comuni della provincia. Questa sera alle 21 nella Sala Gialla del Teatro Rivoli di Mazara del Vallo, manifestazione elettorale con Nicolo Asaro, candidato alla Camera nel collegio uninominale di Mazara. All'incontro, che verterà sul tema un mare di diritti e solidarietà e il Mediterraneo come motore di cambiamento del paese, presenzierà anche il deputato regionale Claudio Fava, così come Bianca Guzzetta, candidata alla Camera nel collegio plurinominale di Mazara del Vallo Agrigento Gela. Il commissario regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè ha incontrato ieri il coordinatore del Movimento Liberi Massimo Grillo per sancire l'intesa a sostegno della candidatura al Senato di Tony Schill, esponente di Forza Italia nel collegio Marsala Monreale. Il Movimento Liberi, che già alle scorse elezioni regionali appoggiò Nello Musumeci, è impegnato nel sostegno di Schill con l'auspicio che possa rafforzarsi nell'ambito dell'EPPE un'ampia area cattolico-liberale. Per il commissario regionale di Forza Italia Miccichè, quella raggiunta è certamente un'intesa che va al di là della congiuntura elettorale. Andiamo avanti con le altre notizie. Hanno proclamato lo stato di agitazione i sindacati FILT, CGL e FIT CISL per i 23 lavoratori dell'impresa portuale SCS che lavorano all'interno del porto trapanese. Tutto si legge in una nota congiunta dopo il nulla di fatto al tentativo di conciliazione resosi necessaria a causa dell'avvio delle procedure di licenziamento per tutti i 23 dipendenti. L'impresa a novembre aveva stipulato un atto di affitto di ramo di azienda con la Europea Servizio
servizi terminalistici SRL, un atto del quale i sindacati non sono stati avvisati nel tempo che prevede la legge. La SCS prosegue la nota di CGIL e CISL, è andata avanti con i licenziamenti contravvenendo a una serie di norme e di articoli come quello del codice civile che prevede la continuità del rapporto di lavoro in caso di cessione di rami di aziende. I sindacati hanno così chiesto un incontro urgente all'autorità di sistema portuale del mare della Sicilia occidentale al fine di giungere a una soluzione. È stato invece scongiurato il rischio di licenziamento per i 102 lavoratori della Trapani Servizi che si occupano dello spazzamento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti in città. L'azienda ha dato ascolto alle nostre richieste, hanno dichiarato i responsabili della funzione pubblica, della CGL, della FIT CISL e della WILTUX Trapani, rispettivamente Vincenzo Milazzo, Rosanna Grimaudo e Mario D'Angelo. L'azienda ha dunque ritirato la procedura avviata nei giorni scorsi. I lavoratori dovranno transitare adesso alla SRR per poi passare alla Energetica Ambiente, che dovrà occuparsi del servizio, ma ancora per varie lungaggini burocratiche il passaggio della gestione, che doveva avvenire entro febbraio, non è ancora avvenuto. Questi lavoratori, concludono i tre sindacalisti, non possono restare ostaggio delle lungaggini burocratiche, servono tempi certi per la garanzia sia del futuro di questi lavoratori sia della qualità del servizio in città. Parliamo adesso della vicenda che ruota attorno all'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. La Ryanair ha ufficializzato il fatto che lo scalo Vincenzo Florio non sarà più base della compagnia aerea. Sentiamo. Ryanair non farà più base all'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Ad annunciarlo attraverso una nota pubblicata sul proprio sito internet è stata la stessa compagnia aerea low cost irlandese. Ryanair ha confermato che la sua ex base a Trapani, che è stata chiusa a ottobre 2017, non sarà riaperta quest'estate a seguito della decisione dell'aeroporto di Trapani di annullare il bando di gara per la promozione delle rotte. Dunque, i tre aeromobili basati a Trapani la scorsa estate saranno ricollocati in altre destinazioni del network di Ryanair. Purtroppo questo si tradurrà con la perdita di 18 rotte, circa 1.100.000 passeggeri all'anno e 820 posti di lavoro in loco. In pratica lo scalo trapanese rischia seriamente di vedere compromessa la propria operatività, visto e considerato che Ryanair manterrà soltanto le rotte da e per Bergamo, Francoforte, Praga e Baden-Baden. La decisione dei vertici della compagnia aerea dunque sarebbe legata al fatto che la procedura di gara avviata dall'Airges per l'affidamento delle rotte per il prossimo triennio abbia subito un brusco stop dopo che il TAR ha accolto il ricorso presentato dall'Italia. Cosa succederà adesso è difficile dirlo, anche se ieri il neo presidente del CDA dell'Airges, Paolo Agnus, ha detto che i margini per salvare la prossima stagione estiva ci sarebbero ancora attraverso un nuovo bando al quale starebbe tuttora lavorando il nuovo management, continuando a dialogare anche con la stessa Ryanair. Il sindaco di Erice, Daniela Toscano, ieri ha ricevuto la visita di una delegazione della Tunisia giunta nel piccolo borgo medievale per la stipula di un accordo di partenariato con l'IPSEO, ovvero l'istituto alberghiero Ignazio e Vincenzo Florio di Erice, diretto dalla dirigente Pina Mandina. Il sindaco ha ricevuto gli ospiti nell'aula consiliare nel corso di una breve cerimonia alla quale hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Trapani Darko Pellos e il presidente del consiglio comunale ericino Giacomo Tranchida. La delegazione tunisina sarà ospite dell'istituto alberghiero per una settimana. L'obiettivo dell'incontro è quello di promuovere la cooperazione tra popoli, la cultura mediterranea e le tradizioni enogastronomiche. Veniamo adesso al Consiglio Comunale di Mazara del Vallo, tornato a riunirsi ieri pomeriggio, la prima seduta dopo la morte prematura del compianto consigliere comunale Giacomo Cangemi, che in apertura di lavori è stato ricordato. Sentiamo. Momenti di grande commozione ieri pomeriggio nell'aula 31 marzo 1946 di Mazara del Vallo, dove il Consiglio Comunale è tornato a riunirsi a pochissimi giorni dalla prematura morte del compianto Giacomo Cangemi, consigliere di opposizione deceduto la settimana scorsa all'età di 55 anni per un male incurabile. Prima dell'inizio dei lavori, sullo scranno solitamente occupato da Cangemi sono stati posti un mazzo di fiori e la fascia gialla della Presidenza del Consiglio Comunale. In apertura di seduta il Consiglio ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Cangemi, successivamente ricordato con emozione dal Presidente del Consiglio Comunale Vito Cancitano.
presenti in aula e dei giovani figli di Cangemi, a cui lo stesso cangitano ha consegnato personalmente il mazzo di fiori. Momenti di commozione, insomma, che hanno caratterizzato tutta la seduta, durante la quale sono stati in tanti consiglieri ed amministrazione a ricordare Cangemi, sia dal punto di vista umano che politico. Visibilmente emozionato anche Antonio Colicchia, a cui è toccato prendere il posto in aula di Cangemi. E dopo il ricordo di Giacomo Cangemi, il Consiglio ha proseguito con i lavori nel corso dei quali l'Aula ha bocciato la variante urbanistica in via Bessarione. Sentiamo. Il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo ha bocciato la variante urbanistica relativa al progetto di realizzazione di un distributore di carburante e gas metano in via Bessarione. Dopo mesi di discussione in aula e dopo le numerose perplessità e dubbi manifestati in maniera bipartisan in più di una seduta, ieri pomeriggio il punto all'ordine del giorno è stato bocciato con 8 voti favorevoli, 7 astenuti ed 1 contrario. Hanno votato a favore dell'atto deliberativo i consiglieri Francesco Foggia, Giovanni Iacono, Ioselita Tannibale, Giampaolo Caruso, Giuseppe Tumbiolo, Vito Poderà, Tonia Pernice ed il presidente Vito Cancitano. Si sono astenuti invece i consiglieri Antonino Cagliazzo, Matteo Bonmarito, Viviana Impeduglia, Nicola Lagrutta, Giuseppe Di Gregorio, Pietro Ingargiola e il neo consigliere Antonio Colicchia. L'unico voto contrario è stato quello del consigliere Giorgio Randazzo. Nemmeno l'ultima relazione fatta pervenire al Consiglio Comunale a firma del dirigente Nicolò Sardo e dell'architetto Antonello Russo ha quindi fugato i dubbi e le perplessità sul progetto venuto a galla in questi mesi. Per il resto, in apertura della seduta, si è proceduto con la surroga del consigliere comunale Giacomo Cangemi, deceduto la settimana scorsa con Colicchia, primo dei non eletti nella lista alla svolta alle elezioni del 2014. Colicchia, che ha preso il posto di Cangemi anche nella terza commissione, ha aderito da indipendente al gruppo misto. Il presidente Cancitano ha invece sospeso per consentire alcuni approfondimenti il punto relativo alla sostituzione di Cangemi con Colicchia nella commissione per le garanzie statutarie. Da evidenziare poi le dimissioni irrevocabili dalle rispettive commissioni consiliari dei consiglieri di maggioranza Sara Provenzano e Giuseppe Giacalone. Entrambi hanno motivato tale scelta con motivi prettamente personali. E da loro due potrebbe presto aggiungersi anche Vito Poderà, altro consigliere di maggioranza, che ha preannunciato le proprie dimissioni dalla Commissione nel caso in cui non si procederà all'azzeramento di tutte le commissioni consiliari. Svariati sono stati poi gli argomenti trattati durante lo spazio dedicato alle comunicazioni e alle interrogazioni. Infine, la seduta è stata chiusa per mancanza del numero legale in fase di votazione di un prelievo di punto all'ordine del giorno proposto dal consigliere Giorgio Randazzo. Il Consiglio quindi tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle 15.30 in seduta di prosecuzione. In realtà anche il consigliere comunale Vito Foderà ha formalizzato le proprie dimissioni dalla relativa commissione di appartenenza. Adesso ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria. Il presidente della regione Nello Musumeci ha incontrato i rappresentanti delle associazioni animaliste presenti in Sicilia. Sentiamo. Il canile deve essere una tappa, l'adozione invece è la meta. Il presidente della regione Nello Musumeci ha sintetizzato così il suo pensiero al termine dell'incontro organizzato a Palazzo d'Orlea con le associazioni animaliste maggiormente rappresentative alla presenza dell'assessore alla salute Ruggero Razza e dei vertici dei servizi veterinari per confrontarsi sul tema del randagismo nell'isola. Nel corso della riunione è emerso in modo unanime come la legge regionale in vigore, la 15 del 2000, non debba essere modificata ma solamente revisionata in qualche piccola parte. Quasi una ventina gli interventi che si sono susseguiti in circa 2 ore di incontro e tutti concordi nel confermare la bontà dell'attuale legge con la necessità però di procedere a una campagna massiccia di sterilizzazione degli animali e con la contestuale microchip degli stessi per un'anagrafe canina aggiornata. Chiesti più controlli nei canili e maggiore sensibilizzazione dei comuni, moltissimi dei quali senza strutture adeguate, dei servizi veterinari. Già nei prossimi giorni, ha reso noto l'assessore Razza, verrà inviato un atto di indirizzo per richiamare le nuove ASP a un comportamento uniforme in tutte le province. Chiederemo ai canili anche un maggiore rispetto degli orari che possa consentire alle associazioni animaliste iscritte all'albo regionale verifiche sulla sistemazione e il mantenimento degli animali, oltre
oltre che controlli sui rifugi nei quali sono portati, ha proseguito l'assessore. Il presidente della regione ha lanciato l'idea di mantenere un costante confronto con le associazioni sul randagismo per un monitoraggio del fenomeno, con il coinvolgimento dei comuni, dei corpi di polizia municipale e delle aziende sanitarie provinciali. Il Dipartimento regionale della pesca ha emanato un avviso pubblico per la partecipazione alla 20ª edizione di Travel Expo, fiera del turismo che si svolgerà a Palermo dal 6 all'8 aprile. Lo ha reso noto l'unità operativa territoriale di Mazara del Vallo. Destinatarie dell'avviso sono le imprese che offrono prodotti turistici legati alla valorizzazione dell'ambiente marino. La partecipazione alla manifestazione è gratuita, il bando e gli allegati sono visionabili sul sito della regione. Il termine per la presentazione delle richieste è il 14 marzo. Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi all'ufficio pesca di Mazara, sito presso la sede del CNR in via Luigi Vaccara. Questa era l'ultima notizia di oggi. Prima della sigla vi ricordo che questa sera a partire dalle 22.35 potrete seguire la seduta di ieri del Consiglio Comunale Mazzarese. Grazie ancora per aver scelto la nostra informazione. Arrivederci.